bisnonno e suo bisnonno. Così possiamo partire. Sembrerà Umberto con quei baffoni. È vero. Questa è mia mamma Dedi, che sta facendo i capricci in braccio a mia nonna Gitta. Questa è la Gitta che a me mi ha fatto anche da mamma. Questo è tuo nonno. Questo è mio nonno e questa è sua mamma, la famosa Michelina, che ha dato il nome anche alla barca. Della barca Michelina. E mio nonno Virgi è questo qui, questo è Virgilietto. Questo qui è cantante lirico, ha cantato anche in America, era famoso, era Cristoforo. Beh, la prima Adele ed è mia mamma Adele. Poi c'è Emanuele, che è questo qui. Questo? È il fratello di tuo nonno che ha sposato... La sorella di sua nonna. La sorella di tua nonna. Nicolic, quindi. Nicolic. Ah, nome? Nicolic. Nome? Sì, Nicolic. Ah. Nome non te lo ricordi, no? Io non sorella lo di sua nonna. Non lo so. Ah, ok. E poi giù di lì, avanti. Mamma, vedessi cosa c'è qua, mamma, vedessi cosa c'è qua. Io c'ho davanti a me la foto della Memi. Mamma, c'è una foto qua della Iaia che mi sta guardando. Non quella che ho io sotto vetro nel quadro. È bellissima, mamma, ma la Iaia è bellissima, la mia Iaia. Tu non hai idea cosa sto provando, Massimo. Qui c'è la Memi. Questa foto qua, l'unica foto che abbiamo, è andata in Sicilia, se l'è portata via la Gianna. Questa è la bimba che ha 5 mesi. Vabbè, mamma, ciao ciao. Ciao. Ciao, ciao, ti saluto anche Massimo. Sono andata. Poi vediamo un po' che effetto che mi fa. Praticamente il bisnonno sicuramente lavora in Perù, cioè è il papà di nonno Silvio. E praticamente erano in Perù dove facevano dei trasporti di carbone. Con queste due navi facevano una tratta Lima-Callao, che è il porto di Lima, Colon, andata e ritorno. Finché il nonno Silvio a un certo punto, di fronte a un quasi naufragio, si è spaventato e ha deciso di ritirarsi. La prossima volta vediamo il resto, dai. Ciao. Salutiamo. Ciao. Grazie. Alla prossima. Ciao. Ciao. Domani ti scrivo. Saluta Gittina e Fabio. Giusto. Ciao. Salutaci la zia Tina e Fabio. Ciao. Come si chiama la Titina? Ah, zia Tina, non Titina. Tina. La camera mia, dove dormivo io. Puoi vedere la camera? Questa. Poi c'era, abbiamo visto anche Richin. La casa. Che bello. Che è zio Silvio? C'hai gli occhiali? Sì, ce li ho. Un po'. La mamma con Fiorella. Ma non è di te? No, questa è Fiorella. Andiamo dietro cosa c'è scritto. Perché Fiorella, abbiamo anche... 1949. Credevo che eri te. No, questa no. Chi è questo? Aldo. E chi è? Mio cugino, papà di Juan Luis. Questa credo che sia la Mappi, la figlia di Paolito. Zio Silvio. Guarda che macchina. Sì. Guarda la bambina. Sì, magari rischiamo che ci sei te in una... La bambina è Mariangela, mia cugina Mariangela. È splendida. Io? Mascherata da spagnola. Fai vedere che dietro ci sono le scritte della mamma. Che ammissita. Avevo vinto il primo premio. Guarda, guarda. La mia firma. Adele ha vinto il primo premio e invia con la sua foto tanti bacioni a zia Silvia, a zia Anita, nonne e cugini. Carnevale 1947. Questo l'ha scritto mio padre. Qui sono Portofino. Lo sai che ieri ci siamo divertiti da morire. Dimmi cosa avete fatto, questa è Armida. Siamo stati benissimo. Allora, prima, vabbè, siamo andati a posare la macchina da Massima in casa. Sì. Siamo andati a Camogli a passeggiare. Io non la sapevo qual era la casa del nonno perché non la sapevo. Però abbiamo immaginato quale che fosse, una di quelle lì alte. Questi sono tutti cugini di Lima. Guardiamo fuori. Cugini di Lima. Mamma, è pazzesco. Guarda, la mia mamma. Guarda che bello.